Buongiorno, io sono Ekaterina. Chi sono io? Sono una ragazza moldava che è venuta in Italia 6 anni fa. Tutto quello che ho studiato in Moldavia, ma comunque mi ha aiutato tantissimo ad aprire quello che ho adesso, Mille Emozioni Boutique 20. Essendo che sono una mamma, volevo tanto fare delle feste per mio figlio, ma in un modo più originale possibile. Lì ho trovato la difficoltà che non trovavo il posto giusto per darmi tutto quello che avevo bisogno. Ho aperto il 2 maggio di 2021, un tempo brutto non solo per Italia, ma per tutto il mondo. Ma diciamo la verità, la voglia di festeggiare c'è sempre. È stato un rischio, ma un rischio che mi ha aiutato. Ringrazio moltissimo tutto quello che sono io adesso, come anche l'aiuto dell'Infoa. Ho scoperto questo corso tramite internet, anche al consiglio di CNA di Modena. Le mie aspettative erano di sapere come organizzare e per i primi mesi gestire la mia attività. E posso dire con il mano sul cuore che veramente ne ho trovate le risposte giuste che mi servivano a me. Ho trovato delle persone molto gentili e molto veloci, mi hanno aiutato a preparare tutti i documenti e dopo ho iniziato le lezioni. Ringrazio tanto i prof che hanno dato tutta la informazione, tutta la teoria che dovevo sapere io prima di aprire un'attività. Più ringrazio per l'amicizia, per i consigli, per l'aiuto e anche per dopo che ho aperto le chiamate per chiedermi se va tutto bene, se ho bisogno di aiuto. Questa è una cosa molto importante. Uno, mi è rimasto degli amici che mi chiamano, che se c'è qualche progetto sempre mi aggiornano. Due, ci sono rimaste le mie conoscenze che ho come aprire e gestire un'attività qui in Italia. E il tre è il sostegno. Il sostegno perché essere un altro paese è molto importante che hai delle persone che sono qua e che ti aiutano. Sicuramente sarebbe da consigliare a altri amici, altre persone che vogliono sapere un po' di come si può mettere in proprio e di come si può fare qualcosa per loro stessi.